Buongiorno ragazzi e benvenuti ad un altro video. In questo video parleremo di tutto quello che c'è bisogno da sapere per avere gli addominali. Mi raccomando ragazzi, stiamo provando a fare questa nuova serie di questi video informativi editati in modo un pochino più rapido, quindi se vi piace lasciateci un like, iscrivetevi al canale se volete altri consigli del genere. Iniziamo subito, parliamo degli addominali. Voglio parlare oggi, per quanto riguarda gli addominali, dell'allenamento, della dieta, della genetica, delle tempistiche e anche poi alla fine dell'aspetto psicologico. Di nuovo, come nell'ultimo video, ho scritto storto. Iniziamo con la dieta, che secondo me è la cosa più importante. Tutti noi abbiamo gli addominali. Il problema è che solitamente sono ricoperti da uno strato di grasso. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo essere in deficit calorico. Ad esempio, se il mio mantenimento fabbisogno giornaliero sono 2500 calorie, se io voglio bruciare grassi dovrò per forza di cose mangiare meno di queste 2500 calorie o comunque stare in un deficit calorico a fine giornata. Ad esempio devo stare sulle, metti, 2100 calorie. L'altra cosa molto importante con la dieta è avere, se siamo sportivi, un apporto di proteine di minimo 1.6 grammi per chilo corporeo. Ovviamente, dato che è un minimo, puoi spingerti di più. Un numero molto facile da mantenere in testa sono 2 grammi per chilo corporeo. Queste sono le due cose essenziali per bruciare grassi, per rivelare la addominale. Con l'allenamento la cosa principale è capire quanto sono già sviluppati i tuoi addominali. Se vai ad esempio e ti metti sotto una luce da sopra buona e contrai l'addome, riesci a vederlo oppure no? Se tu ti tocchi gli addominali così sotto lo strato di grasso, riesci a sentire i blocchetti oppure no? Facciamo due elenchi, sottosviluppati. In questo caso dobbiamo trattare gli addominali come ogni altro gruppo muscolare, dobbiamo applicare un sovraccarico progressivo per forzarli a crescere. Magari scegliere degli esercizi su cui si può sovraccaricare, ad esempio il weighted cable crunch, il leg raise, il decline weighted crunch, insomma tutti quegli esercizi su cui possiamo piano piano sovraccaricare sia con le ripetizioni che con il carico da aggiungere. Una cosa, diciamo, che consiglio di fare in questo caso se sono sottosviluppati è colpirli con una frequenza di 2-5 per settimana. Magari alcuni di voi dicono: oddio, così tanto? Sì, gli addominali sono un muscolo piccolo, se noi li colpiamo con un'alta frequenza non succede niente, anzi sarà molto meglio per stimolare la crescita. Quanto volume fare per gli addominali? In totale io consiglierei, se sono sottosviluppati, di stare tra le 10 e le 15 serie difficili a settimana. Queste sono serie lavorative, non serie di riscaldamento. Il rep range, che sono sicuro che alcuni di voi chiederanno, lo manteniamo tra il 8 e metti un 20 rep a serie. L'altra cosa fondamentale secondo me è la mind muscle connection, che non è altro che la connessione mente muscolo. Se invece quando ti tocchi gli addominali senti i blocchetti, probabilmente non sono sottosviluppati, quindi la cosa principale è la dieta, devi bruciare grassi. In questo caso è sempre valido tutto questo, tranne che probabilmente la frequenza ed il volume sono più bassi. Quindi magari puoi anche colpirlo 0, 1, 2 per settimana. 0 perché se ti alleni con molti movimenti composti, lo squat, deadlift, panca, stiamo utilizzando anche gli addominali, anche il core. Quindi la frequenza può essere più bassa e il volume può essere più basso. Tutto qua. Abbiamo parlato di dieta, abbiamo parlato di allenamento. Parliamo di tre diverse cose. Sembri che devi riposare. Sì. Genetica. Perché parlo di genetica? Per un motivo molto importante, che ognuno di noi ha delle riserve di grasso ostinato, stubborn body fat, in alcune aree del corpo. E ci sta gente, ad esempio, che non accumula grasso sugli addominali. Quindi cosa c'entra e cosa vuol dire la genetica? È semplicemente che possiamo avere un'ottima genetica per gli addominali, possiamo avere una bad genetica sia per quanto riguarda appunto dove mettiamo le riserve di grasso che per quanto riguarda proprio la forma dei nostri addominali. C'è chi ha un 6-pack, c'è chi ha un 8-pack, c'è chi ha un 4-pack. Non possiamo cambiarlo con nessun tipo di esercizio, nessun tipo di allenamento addominali. Possiamo semplicemente aumentare il volume o ridurlo con l'allenamento, come abbiamo visto in precedenza. La cosa principale secondo me è che conta con a che punto iniziano a intravedersi i nostri addominali. Quindi la genetica va anche a rimpattare le tempistiche. Quanto tempo ci vuole per avere gli addominali in vista? Generalmente le tempistiche per avere gli addominali secondo me possono essere dalle 4 alle 20 settimane, in base a quanto grasso hai da perdere. Se hai solamente 1-2% di body fat da perdere, lo puoi benissimo fare in un mese e stai a posto. Se invece sei comunque più alto di grasso e hai magari una body fat di tipo, che ne so, 20% o più, molto probabilmente almeno 20 settimane ti servono. 5 mesi, regà, ci vuole tempo, questa è la verità. Quando vedete video addominali in 30 giorni, addominali in 30 secondi, 5 minuti,
è marketing, non credete a queste cose qua, ma non fatevi scoraggiare da questo, perché comunque è un processo. Quindi non appena iniziate con un deficit calorico, non appena iniziate ad allenarvi correttamente, già da subito, dopo una, due, tre settimane, noterete i cambiamenti. Ultimo punto di cui voglio parlare è la psicologia. Non è altro che cosa devi fare e cosa succede quando fai un percorso di definizione, quando vuoi bruciare grassi. Ci sono diverse cose per la psicologia, le più importanti sono la motivazione e la disciplina. La motivazione purtroppo è molto forte, ma è molto effimera, quindi magari tu sei super motivato perché hai visto quel fisico e quindi mo sei motivato e vuoi avere gli addominali. Quello ci sta, ma quello è effimero, quello dura qualche giorno, dura qualche settimana, l'ho visto con tantissimi ragazzi, tanti dei miei clienti. La motivazione va bene come quello spark iniziale per iniziare un nuovo percorso, ma poi dovrai veramente sviluppare disciplina e iniziare a farti piacere proprio e a goderti il percorso. Quindi la motivazione inizialmente va bene, ma poi dobbiamo sviluppare disciplina, devi iniziare a piacerci il percorso per poi arrivare a creare abitudini. Altra cosa di psicologia è che lean non è shredded. Cosa vuol dire? Lean sei tra il 11 e il 15% di massa grassa. Vuol dire che sei atletico, c'hai un buon fisico. E la differenza tra lean e shredded, shredded è tipo competizione, sotto il 10% di body fat, ti si vede l'addome quasi sempre, anche senza nemmeno contrarre. È molto diverso in termini psicologici la differenza tra le due cose. Perché per arrivare a lean devi semplicemente fare qualche cambiamento alla dieta, ti muovi di più, crei delle abitudini, puoi comunque magari uscire a cena qua e là. Per essere shredded invece hai più fame sicuramente, pensi sempre al prossimo pasto, meno energia, riesci ad essere meno produttivo al lavoro o a scuola. E io ho visto con i miei stessi clienti che per diventare shredded ci deve essere, oltre appunto a creare l'abitudine, una disciplina che non è da tutti, e anche per questo faticherete a vedere degli atleti natural con una percentuale di massa grassa così bassa tutto l'anno. Ultima cosa che volevo dire è probabilmente come tracciare, no? Se stai progredendo oppure no, quindi metto progress tracking. Ci sono qualche cosa da fare, io consiglio pesati. Ti puoi pesare ogni mattina e poi fare la media settimanale, oppure ti puoi pesare ogni 2-3 giorni. Quella probabilmente più importante è la circonferenza della vita. Vogliamo vedere la circonferenza vita che scende, anche lì pesati giornalmente ogni mattina dopo essere andato in bagno, stesse condizioni, e fai una media settimanale, vedi se quella media sta scendendo. 3, chiaramente foto visive. Se tu ti fai una foto all'inizio, appunto, magari non vedi subito che bruci grasso sulla pancia, perché magari stai bruciando grasso sulla schiena, ma col passare delle settimane dovresti vedere un attimino il grasso che si riduce, l'addome un pochino più in vista. Quindi fatti anche delle foto ogni 2-3 settimane, ti può aiutare. Questo è, diciamo, tutto quello che mi viene in mente in questo momento su come ottenere gli addominali. Sono sicuro che mi sono dimenticato qualche cosa, quindi se tu stai vedendo questo e dici concordo, però se ti sei dimenticato questo, scrivilo nei commenti e sono sicuro che alcuni di voi potranno vedere. Fatemi sapere se vi sta piacendo i video sulla lavagnetta. Nei commenti lasciate i prossimi video che posso affrontare sulla lavagnetta. Questo è tutto, come sempre. Se ti serve un programma per bruciare grassi, fare una ricomposizione corporea, mettere massa muscolare e vuoi un percorso step by step, dirigiti sul mio sito www.muscolavita.com, vedrai tutte le testimonianze e vedi dei percorsi step by step per raggiungere il tuo obiettivo. Questo è tutto, keep improving, ci vediamo nel prossimo video.